Buongiorno amici. Le vicende di questi ultimi giorni mi hanno indotto una riflessione. Nella vita a tutti capita di sbagliare, di dire cose che sono sopra le righe, che poi riascoltando o rileggendo a mente fredda si capisce di aver esagerato. Capita a destra come a sinistra. Le conseguenze però non sono uguali per tutti. Il sottosegretario Durigon si è dimesso dal suo incarico di governo dopo le sue dichiarazioni sull'ex parco Mussolini a Latina. La sinistra ha inveito per giorni chiedendo a gran voce le sue dimissioni, che poi sono arrivate. Il presidente di SEPI, Jacopo Cavallini, professore universitario di economia, ha consegnato le proprie dimissioni in bianco al sindaco dopo aver scritto un post del carattere Novax. Il lavoro alla società di riscossione tributi Pisana è stato encomiabile e nessuno ha mai avuto da ridire sulle sue capacità o professionalità. Si è reso conto di essere andato oltre nel post che ha scritto sulla bacheca privata di un amico e ha deciso, con grande senso delle istituzioni, di fare un passo di lato. Chi sbaglia paga. Ma a sinistra? La sinistra toscana è una grande scuola dove si insegna l'attaccamento al proprio lavoro, ma soprattutto alla propria poltrona. Inchieste, scandali, affermazioni gravissime, non importa cosa fai o dici, ma al tuo posto ci resti. Alcuni esempi. Andrea Pieroni, consigliere regionale del PD, è indagato per corruzione nello scandalo dei rifiuti Keu. Da lui nessun passo indietro, nemmeno dopo la pubblicazione delle intercettazioni che fanno emergere un profilo politico molto spregiudicato. Giulia De Idda, sindaca di Santa Croce sull'Arno, anche lei indagata nell'inchiesta dei fanghi, tema sul quale preferisce per riservatezza parlare pochissimo, anzi per niente. Eugenio Giani. Sempre nell'inchiesta Keu si è dimesso Ledo Gori, capo di gabinetto di Eugenio Giani e anche di Enrico Rossi, ma l'attuale presidente, come il suo predecessore, fa finta di nulla. E pensare che, come ricostruito dalla stampa, Giani affrettò le procedure di voto in aula per approvare l'emendamento incriminato del consigliere Pieroni. Era una mossa studiata a tavolino con Giani, dice Pieroni nelle intercettazioni. Sono tutti ancora al loro posto. Giacomo Bugliani, consigliere regionale. Non è indagato, ma la sua posizione politica nel caso Serimper è assai scomoda. Lo scandalo dei favori politici in cambio di assunzioni alla cooperativa che si occupava di migranti e minori, dove è stata assunta la sorella di Bugliani, ha scosso la provincia di Massa Carrara. Anche lui è ancora al suo posto, anzi, si lamenta perché non lo hanno promosso assessore. Nura Musseali, consigliera per le pari opportunità della regione toscana. Si è rallegrata a mezzo stampa per il ritorno dei talebani a Kabul. Dichiarazioni inaccettabili per chi dovrebbe occuparsi dei diritti delle donne. Si è scusata, senza però cambiare una virgola di quanto sostiene, ed è ancora lì. A meno che il PD non la faccia dimettere, giusto per dare un segnale. Tanto è un pesce piccolo, meglio far dimettere lei che tutti i politici indagati in Toscana all'interno del partito. Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Un vero e proprio negazionista sulla tragedia fiumano-dalmata del massacro delle foibe. Uno che vorrebbe eliminare la celebrazione nazionale del giorno del ricordo. Parlano tanto di memoria, di storia, ma solo quella che torna politicamente bene a loro. Gli altri devono essere cancellati, dimenticati. Uno così davvero si dovrebbe dimettere dal ruolo educativo che ricopre. Ma non solo non si è dimesso, ma la sinistra ha levato gli scudi in sua difesa. Insomma, se sei di sinistra, hai libertà di parola. Puoi essere revisionista, negazionista, indagato, corrotto, filo talebano. Ci sarà sempre un partito pronto a fare quadrato per difendere i compagni che sbagliano. Se invece sei di centrodestra, hai il peccato originale. Se sbagli, ti aspettano dimissioni, pubblica gogna, stigma sociale, licenziamento, crocifissione in sala mensa. Io mi sono stufata. C'è un limite all'ipocrisia e al doppiopesismo. E questo limite forse lo devono mettere quelli che non sono allineati, che vogliono e che non vogliono perire sotto l'egida del politicamente corretto piddino, ma anche quelli che a sinistra comprendono che l'uguaglianza riguarda anche la libertà di pensiero e di opinione politica. Se neghiamo questo e neghiamo il diritto di ciascuno a sbagliare, scusarsi per una frase o un concetto improvvido lasciato ogni tanto, aspettiamoci che sarà sempre, come diceva Nenni, un puro più tu puro di te che prima o poi ti epura.